Sono Luigi Ala e sono l'amministratore del caseificio Valli di Lanzo. Ci siamo già prima stagionatori e poi commercianti di formaggi alla quarta generazione. E nel 2005, visto che poi con l'avvento del bollino CE nel 98 e tutto quanto, non riuscivamo più a reperire i formaggi presso i piccoli produttori, e quindi è nata l'idea di fare questo caseificio per poter raccogliere il latte dai produttori e fare la produzione in un unico sito. In pratica noi siamo partiti con piccole produzioni, andando man mano ad aumentare. Siamo partiti con 3-4 mila litri di latte al giorno lavorato, adesso lavoriamo circa 6.500-7 mila litri di latte al giorno in media. E anche i prodotti, inizialmente facevamo solamente 2 o 3 prodotti, adesso facciamo già qualche prodotto in più. E il latte noi lo raccogliamo praticamente tutto qua in zona, la maggior parte è latte della comunità montana Valli di Lanzo, ex comunità montana. Il nostro latte viene raccolto nel raggio di circa 25-30 km dal sito di produzione. Noi raccogliamo solamente latte vaccino, tutti i nostri prodotti sono a latte crudo. Il nostro caseificio è circa di 450 metri quadri messo su 2 piani e siamo in 7 persone che lavoriamo, io compreso. Il gruppo è, diciamo, abbastanza a livello familiare e poi ci sono altre 2 persone che lavorano con noi. La distribuzione dei formaggi avviene principalmente tramite grande distribuzione e poi serviamo comunque anche ristoranti, negozi, e serviamo anche una parte di case di riposo, quindi andiamo sia dal tradizionale sia alla grande distribuzione. Diciamo che 2 dei nostri prodotti fanno parte del paniere della provincia di Torino. Abbiamo sia la Toma di Lanzo sia la Toma dell'Aibrus che fanno parte di questo paniere. Tutte e 2 seguono un disciplinare per quanto riguarda la produzione. Poi facciamo il Blu di Lanzo, che è un altro prodotto qui che facciamo qui in zona. In pratica è una variante della Toma dell'Aibrus. In pratica la Toma dell'Aibrus è una pasta acida che veniva fatta specialmente nel periodo estivo, in quanto si faceva acidificare il latte per poter far affiorare la panna, togliere la panna, si lasciava riposare il latte in modo che usciva questo formaggio che era la Toma dell'Aibrus. Noi abbiamo fatto una variante inserendo le muffe come quelle del Gorgonzola e abbiamo creato il Blu di Lanzo. Dal 2013 abbiamo anche aperto uno spaccio di vendita in via Artigiani 18 con vendita per poter fare la vendita direttamente al pubblico. Noi siamo aperti dal mercoledì al sabato. Noi siamo qui e aspettiamo tutti per venire ad assaggiare i nostri prodotti.